Eidemics è un progetto finanziato dall'Unione Europea della durata di 2 anni che è appena iniziato. L'idea di fondo di questo progetto è di portare assieme le competenze da una parte di fact-checkers, dall'altra di operatori di ONG per contrastare sia l'odio online che la misinformation, la disinformazione dall'altra. Come FBK abbiamo ormai diversi anni di esperienza nella lotta alla disinformazione e nella lotta all'odio online, ovviamente tramite strumenti di intelligenza artificiale. Mentre questi due temi procedevano su binari paralleli, nella realtà molto spesso l'odio viene promosso tramite l'uso di fake news. Però l'altra cosa che abbiamo visto, non solo che da un punto di vista di tool di intelligenza artificiale avevamo i tool per la disinformazione, i tool per l'odio online, ma non qualcosa che li unisse. Nell'esperienza che abbiamo avuto con i vari partner di progetto che vengono dalla società civile, ci siamo accorti che molto spesso, per dire, i fact checker sono bravissimi a scrivere degli ottimi articoli di debunking, ma non fanno, anche per regole loro, non vanno a ingaggiare coloro i quali diffondono queste informazioni online, come invece fanno magari gli attivisti delle ONG o anche i semplici cittadini. Dall'altro, gli attivisti delle ONG magari sono molto bravi nel rispondere all'odio online, però non hanno tutta l'esperienza o tutto il bagaglio di conoscenza che hanno i fact checkers. L'idea di fondo è mettere assieme queste due figure, però come? Non metterli assieme facendo una fusione a freddo, ma mettendo tra di loro, come trade union, una interfaccia basata sull'intelligenza artificiale che possa prendere il meglio da entrambe le figure per poter poi fornire questo expertise distillato a tutti quelli che vogliono fare active citizenship, cioè vogliono col loro tempo, con la loro passione, andare a rispondere a questi fenomeni online. Questo progetto è un passo di una visione molto più ampia che ha FBK, che è questa visione da una parte di avere strumenti a favore della società, dall'altra di avere strumenti pensati per fare da supporto all'umano. Ed è questa la cosa interessante. Per dire, molti conosceranno, che so, ChatGPT. Ecco, ChatGPT è esploso nella vita sociale di tutti i giorni nell'ultimo anno e mezzo, così. Ma in realtà esiste da almeno 2 anni e mezzo, 3. È stata proprio una grande esplosione. Noi, questi cosiddetti modelli generativi, autoregressivi per il linguaggio, li abbiamo usati fin dall'inizio. Ovviamente i primi non erano così potenti, non funzionavano così bene, ma ci siamo resi conto subito del loro potenziale. In particolare, la cosa secondo me molto interessante è che il potenziale di questi strumenti non è solo il potenziale che viene descritto oggigiorno nelle regolamentazioni, attenzione perché questi strumenti possono appunto farsi portatori di odio, di misinformation, quindi vedendone il lato negativo. Noi ne abbiamo visto e creduto fin da subito fortemente nel lato positivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi addestriamo, così si dice in termini tecnici, questi language model generativi per renderli fondamentalmente esperti nel rispondere all'odio, rispondere alle fake news con delle strategie molto avanzate, però si possono addestrare a questo, noi possiamo poi fornire questi strumenti ai cittadini nel momento in cui volessero ingaggiare una conversazione per combattere, come ti dicevo, l'odio o la disinformazione. E la cosa, un altro degli, come posso dire, degli assunti che abbiamo sempre fatto, uno dei punti cardine della nostra ricerca, è che noi non vogliamo creare dei chatbot. Noi vogliamo creare degli strumenti di suggerimento, degli strumenti che permettano all'utente di deliberare in maniera consapevole quando scrivono online. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che banalmente i nostri strumenti non solo ti permettono di interagire in maniera dialogica, quindi su più turni con un hater, con un complottista, ma ti permettono anche di vedere quali sono i documenti rilevanti su cui basare la tua risposta e ti fanno vedere quali sono i pezzi
di testo a tutti gli effetti che ti forniscono evidenza per quello che dici. Quindi tutto quello che viene detto e viene suggerito è anche basato su della conoscenza validata dai fact checkers, magari usando lo stile che ci è stato insegnato dagli operatori o dagli attivisti delle ONG. Tutte le tecnologie possono essere usate a fin di bene, a fin di male. Secondo me è una scelta nostra decidere come vogliamo usarle e soprattutto se vogliamo farci spaventare da queste tecnologie. Perché io credo fortemente che ci sia un problema ancora più profondo del semplice utilizzo malevolo di queste tecnologie. Il problema più profondo qual è? Che se venissero semplicemente usate in maniera malevola e massiva, perderebbero la loro efficacia, ma avrebbero un effetto ancora più nefasto, che è quello di rendere la popolazione incredula, cioè non credere più a quello che si legge. Il problema non è tanto nella singola disinformazione che viene portata avanti, ma nel fatto di inquinare tutto lo spazio di dibattito pubblico con disinformazione generata automaticamente, che porterebbe poi le persone dopo un po' a non credere più a nulla. Allora, se noi invece usiamo questi strumenti in maniera positiva per ridare fiducia alle persone nella tecnologia, ridaremo fiducia alle persone anche nell'agorà democratica dove si discutono le questioni. Allora, qua ci sono due aspetti. C'è un aspetto prettamente tecnologico e di adozione, mi verrebbe da dire mass market, da un lato. Noi facciamo i ricercatori, quindi noi testiamo le soluzioni, non possiamo portarle sul mercato, possiamo renderle disponibili. La filosofia di tutto il nostro lavoro è: tutto ciò che noi produciamo viene reso disponibile alla comunità e alla società. Dall'altro c'è invece un aspetto altrettanto importante, che è parte del progetto stesso, che è quello della dissemination, si dice in inglese, cioè portare questa informazione, questa consapevolezza nella società. Il progetto non è un progetto prettamente tecnologico. Ovviamente FBK è quello che fornisce la base tecnologica, fornisce l'esperienza, come ti dicevo prima, maturata in diversi anni su queste tematiche, ma prevede una grossissima parte di esponenti, di associazioni della società civile che si faranno portatrici di questo messaggio, di queste tecnologie nella società.